Buongiorno a tutti, oggi parliamo di te, se sei interessato di cercare di trovare un lavoro qui in Svizzera. Ti volevo suggerire qualche informazione che magari ti potrebbe anche aiutare a trovare lavoro. Ecco, siccome ho visto un paio di post su Facebook che hanno pubblicato il loro curriculum con scritto appunto cerco lavoro, questo è il mio curriculum, per favore telefonatemi. Beh, cari ragazzi, così non funziona, specialmente qui in Svizzera. Se vuoi trovare qui in Svizzera lavoro, ti devi impegnare perché anzitutto non è semplice, neanche qui ormai, anche se ci sono non so quanti 100.000 posti di lavoro non occupati che cercano personale, però diciamo che anche per il lavoro più stupido, più cretino che si potrebbe fare qui in Svizzera, cercano anzitutto la lingua tedesca, che la devi masticare, o la lingua francese se vai nella parte francese, o chiaramente nel Ticino l'italiano, che quello per te non sarebbe neanche un problema, solo che in Ticino hanno già oltre 30.000 frontalieri ogni giorno che vanno lì a lavorare, perciò trovare lì un posto di lavoro mi sembra un po' difficile, però comunque puoi sempre provare. Magari sei più fortunato tu che gli altri. Comunque, in Svizzera tedesca invece, se non sai masticare il tedesco o l'inglese, almeno, che succede qui? Ah, ho capito. Allora, se non lo sai masticare, è quasi impossibile trovare qui il lavoro. Poi, cosa ti posso consigliare? Ci sono tante aziende che sono gestite da italiani, lì la cosa più semplice, potresti anche chiamarli, per esempio, o potresti, cosa potresti fare? Potresti scriverli via email e mandare il tuo curriculum e poi un paio di giorni più tardi li chiami telefonicamente. Questo sarebbe anche una possibilità che ti posso consigliare. Comunque, il sito per trovare lavoro si chiama job.ch, che ve lo pubblico qui giù, job.ch. Quello diciamo che è il sito più famoso in Svizzera per trovare lavoro, se uno è in ricerca. Poi, una volta che hai trovato il lavoro, arriva l'altro problema, trovare un appartamentino che puoi pagare. Perché qui in Svizzera chiedono minimo 3 mesi di affitto in contanti come deposito e 1 mese per l'affitto, cioè 4 mesi devi pagare in anticipo. Siccome qui gli affitti sono abbastanza alti, diciamo che anche per una stanza potresti andare a pagare 1.000 franchi tranquillamente. Già questo, allora, trovare l'appartamento ti viene a costare nel primo mese 4.000 franchi. Che bellezza! Iniziamo già bene qui la vita in Svizzera. Poi devi avere la cassa malattia, cioè l'assicurazione sanitaria, su quella svizzera, che ti viene a costare sui 300 franchi. 300-400 franchi, dipende un po' l'età che hai, obbligatoria, e poi qui i contratti li fanno così che i primi 3 mesi sei, diciamo, a prova, cioè se ti comporti bene il contratto viene mantenuto e tu puoi tranquillamente lavorare. In seguito e lì lascia anche un problema, perché se cerchi appartamento loro maggior parte non chiedono solo i soldi ma chiedono anche il contratto di lavoro, e se vedono che è appena iniziato
anche lì un po' che sei ancora in questo periodo di prova, anche lì è un po' difficile trovare l'appartamentino. Lì ti consiglio magari di prendere qualche studio, qualche cameretta così, per la trovi anche per 500-600 franchi in giro, se vai un po' fuori, e niente, e poi magari ti riesci a sopravvivere i primi 3 mesi, diciamo così. Ecco, questo è il mio consiglio che ti posso dare. Poi qualche altro consiglio ti posso dare? Di essere puntuale, questo si sa già, sai, la vita qui in Svizzera è un po' tedesca, devi fare tutte le cose precise, devi essere puntuale, devi essere rispettoso, devi avere rispetto confronto alle persone, poi questo è più o meno. Comunque, per il momento ci sono circa 350.000 italiani qui in Svizzera ufficialmente, anche se per conto mio sono molto di più, però perché chiaramente i nostri nonni, bisnonni, quelli che erano prima emigrati qui in questo bellissimo paese, quando ancora mangiavano patate non sapevano neanche cos'era lo spaghetto, perché abbiamo portato noi questa cultura qui in Svizzera del buon senso, del buon gusto, diciamo così. Prima mangiavano patate qui, perciò ha cambiato molto la Svizzera in questo senso qui, si è aperta molto grazie all'emigrazione, e gli immigrati di tutti i paesi, non solo dall'Italia, hanno costruito la Svizzera così come oggi, come la trovi oggi. Perciò grazie agli emigrati la Svizzera oggi è così com'è. Questo si deve anche dire. Bene, poi c'è la storia dell'emigrazione qui, quando hanno iniziato a arrivare i primi emigrati in Svizzera, lasciamo perdere come li hanno trattati, meglio che non lo diciamo, però cioè, ci sono stati, c'era una mostra un paio di anni fa che hanno fatto vedere delle fotografie in bianco e nero tipo Olocausto. Madonna come li hanno trattati, vabbè, lasciamo perdere. Poi cosa c'è altro da dire? Niente, tutto qui. Allora, comunque, allora, prima cosa, vai sul sito job.ch se vuoi se cerchi lavoro. Seconda cosa, il curriculum lo devi fare in lingua tedesca, se lo cerchi qui in Svizzera tedesca il lavoro. Punto 3, non farti diciamo fregare con la paga, perché qui diciamo una paga minima che dovresti avere è minimo 4.000. Sotto i 4.000 è molto difficile sopravvivere qui, molto. Poi devi avere appunto il contratto indeterminato, come lo chiamate voi. C'è il periodo di prova di 3 mesi, anche se vuoi, poi ti devi per forza registrarti nel comune dove vai a vivere dal primo giorno, anche se prendi solo una stanza. Poi cosa c'è altro? Appunto, il conto in banca. Devi anche lì portare tutti i documenti, contratto di lavoro, carta d'identità, permesso di soggiorno, eccetera, 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 se no non te lo aprono neanche. Poi appunto, se cerchi un appartamento devi avere minimo dei 4-5 mila franchi in contanti. Ecco, è così. Bene, se ora ancora voglio di cercare e trovare lavoro qui in Svizzera, benvenuto in questo paese meraviglioso. Bene, allora, spero che hai avuto qualche info in più, e se no puoi fare sempre un commento, magari prossima volta farò un altro video così ti spiego altre cose molto più dettagliate. Bene, grazie mille, ciao, fai bravo, mi raccomando, ciao.